il caporale Lenzi dell'83esimo reggimento fanteria della Brigata Venezia. E i reparti italiani, una volta rientrati a Caldenave, dissero: disperso il caporale Lenzi, probabilmente colpito a morte, morto, eccetera. Su un album fotografico che ho fortunatamente recuperato 10 anni fa a Innsbruck, ed è appartenuto al capitano Samen, che comandava i caserieger di Cima Valpiana, c'è la foto di questo caporale Lenzi sorridente qua in Valpiana, il quale semplicemente se l'era svignata disertando e si era consegnato agli austriaci, e ai quali aveva spiegato che era intenzione del comando dei reparti italiani nei giorni successivi un'azione di sorpresa che avrebbe dovuto portare alla caduta di Cima Valpiana tramite un attacco frontale verso Monte Setole e direttamente verso Valpiana, e un aggiramento ad opera di una compagnia di alpini del battaglione Val Cismon, che avrebbe dovuto risalire da Val Montalon e salire da questa valletta per arrivare alle spalle dell'istmo di Valpiana e quindi, diciamo, rescindere i collegamenti con la prima linea austriaca. Quindi questo era anche il rischio di una struttura come Valpiana, che era prominente e esposta rispetto alla linea principale, perché la linea di resistenza austriaca che da Ziolera va verso lo Stellune l'abbiamo alle spalle noi, adesso ci siamo staccati perpendicolarmente. Quindi gli austriaci fortificarono e rinforzarono le difese in questa zona, e il riflettore serviva appunto a controllare durante le ore notturne tutta questa zona, che era una zona di approccio altrimenti abbastanza agevole per sventare eventuali incursioni italiane. Quindi